buono allineamento. La macchina che ora prende velocità a staccare lungo la corda. Rio Murtas all'esterno è veloce, Rodeo dei venti, rapida anche Rosina Frapp. Rio Murtas alla corda, Rodeo a ridosso, Rosina più a largo, poi Ramona Kaf cerca lo steccato, prima curva, Rodeo che insiste su Rio Murtas e passa a condurre dopo 150, Rodeo, Rio Murtas, Ramona, Rosina a largo, poi rispetto a largo Ramon. 200 iniziali in 15 e mezzo addirittura. Quindi una prima frazione piuttosto tranquilla, Rodeo in vantaggio su Rio Murtas e Ramona, il quarto iniziale in 31 e 1. A largo risale Ramon Narvez. Intanto siamo sulla seconda curva, Rodeo al comando, poi Rio Murtas e Ramon, Ramona e Rosina rispetto in coda al gruppo. 16 di terza frazione, 47-1 per i primi 600 metri, si volta Francesco Facci a controllare la situazione alle sue spalle, intanto Rodeo chiude gli 800 in 1-2 abbondante. Bocco della penultima curva, Rodeo in vantaggio. Ramon Narvez a ridosso, in corda Rio Murtas su Ramona a largo Rosina in coda rispetto, primo chilometro 1:18,5, anche qualcosina di più, sposta anche rispetto, fermo un attimo Ramona Kaf per trovare la destra libera, ma rispetto è lì a ridosso. Intanto Rodeo dei venti copre la retta opposta in 14:07. La sua scia Rio Murtas a largo Ramon Narvez, seguito da Rosina Frappa, poi Ramona Kaf Murata, terza per rispetto. Mancano 200 alla conclusione con Rodeo De Venti che allunga e prova lo stacco su Ramon Rosina. Numero 2 rispetto a Pis qualificato. Trova l'aria per scattare. Intanto Rodeo ha chiuso la partita, facile facile a suo favore. Ramona rimedia un buon secondo su Rosina e Ramon Narvez. Rodeo dei venti, facile facile, 1:16,1 la media, 29,5 il quarto finale, 44,2 gli ultimi 600 metri, in salchi Francesco Facci, il training di Holger Ellert, i colori della scuderia Barbalbero e la quota da netto favorito di 1,70, non è neanche male come quota, 1:16,1 la media.